Benvenuti amici di Fan di Mondo, oggi siamo andati a fare una gita fuori porta, siamo arrivati a Castro de' Volsci, nel cuore della ciociaria, però io per presentarvelo ho bisogno di una guida del posto, quindi venga a presentarvi Isabella Franchi. Buonasera Isabella. Ciao, come va? Tutto bene. Allora, ma chi è Isabella Franchi? Io lo dico, la conduttrice di un altro programma che va su un'emittente concorrente, dico giusto? Beh, concorrente no, diciamo che quando si parla di sciocceria non c'è concorrenza, la sciocceria è universale, chiunque parla di sciocceria lo fa con il cuore in mano, voi siete qui, siete in sciocceria e quindi non c'è concorrenza. Infatti lei conduce ovunque tu sia, vieni in ciociaria. Tu sei la mia guida. Dove mi porterai oggi? Intanto siamo a Castro. Castro è un borgo medievale stupendo. Castro è la città natale di Nino Manfredi. E chi non conosce Nino Manfredi? E fosse che fosse la volta buona, ti voglio far vedere una meraviglia di Castro, che è casa di Gregorio o casa di Gregori. Come dice il grande Nino Manfredi, fusse che fusse la volta buona, entriamo a vedere. E direi, entriamo. Ti faccio strada. Grazie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing and mingling the jingling feet. That's the jingle bell rock. Guarda un po', ci abbiamo Gregory. Allora, Gregory, io, come dire, ho mangiato divinamente, dormirò meravigliosamente, ho respirato l'aria di Castro e ho sentito anche l'America stasera. C'è stato questo tocco di America che mi ha veramente incantata, perché tu sei americano. Io è la prima volta che vengo qui, quindi Gregory, io mi presento ufficialmente Angela Azzurra. Piacere, Angela. E ti chiedo di dirmi, insomma, che cos'è questa meravigliosa, io lo metto in mezzo, struttura che ci ho ospitato questa sera. Beh, questa struttura nasce 4 anni fa che sono venuto qui in Italia, sono innamorato di questa struttura e l'ho comprato e ho iniziato a fare questo progetto. Questo progetto qui consiste di una scuola di cucina che è stato fatto apposta per gli americani che vengono qui a fare, cioè, imparare della cucina tipica shoshara e di questa zona. E poi da lì è nato del bed and breakfast, è nato anche della taverna che ogni fine settimana abbiamo degustazione giù in nostra taverna. Quello che ti voglio chiedere, tu sei di Miami, come sei venuto a conoscenza di questo posto che è leggermente lontano dalla tua terra di origine? Sì, è un po' lontano, però mio papà è di origine castrese, allora Ah, allora tu sei sono italoamericano. italo-americano, sì. Allora, tu mi dicevi che qui all'interno c'è una scuola, è Sì. per cuochi italiani, americani o ambedue? Allora, questa è una scuola di cucina che nasce come una vacanza, perché gli americani che vengono qui fanno la vacanza, imparano come la cucina tipica italiana, però poi girano nella ciocceria per conoscere poi dove fanno l'olio, dove fanno i formaggi, dove fanno il vino, e partecipano anche loro nella cultura ciociara. Quindi, quello che volevo dire, tu cerchi di portare in tavola quelle che sono le origini del nostro paese. Sì. Ora, quali sono gli eventi clou che si svolgono all'interno di questa struttura che ci ospita questa sera? Gli Beh, eventi tipo, quelli particolari?
Beh, questa sera abbiamo avuto la serata di ringraziamento, il nostro tipico festa americana, Thanksgiving Day, e abbiamo portato la cultura americana invece qui in Italia e abbiamo festeggiato con il grande tacchino ripieno con tutti i contorni, quello che si fa nel giorno del ringraziamento, con i dolci tipici e tutto, e per cercare poi di involgere la cultura italiana per imparare un po' la cultura americana. Allora è un po' un scambio anche quello di non essere soltanto la cultura italiana che si impara gli americani, però anche gli italiani che imparano un po' la cultura americana. E adesso nel mese di dicembre abbiamo sotto le feste natalizie, ogni fine di settimana, ogni sabato abbiamo la nostra festa in taverna, che ogni partecipante viene come un affare tuoi, vengono qui, scelgono della scatola un premio. Quindi un gioco televisivo? Sì, un po' gioco televisivo, e così partecipano e vincono un premio che possono poi utilizzarlo qui a casa, Gregorio. Fammi capire che tipo di premi ci sono in palio, perché a me mi è scatenata una curiosità di quelle proprio abnorme. Vabbè, sono delle cose piccole, potrebbe essere un caffè, un dolce, fino a un prenotamento, un weekend qui a casa Gregorio. Ah, quindi abbiamo capito, dei premi inerenti alla struttura. Sì. Qualche altra serata particolare? Abbiamo un cena con delitto, che sarà un sequestro di Babbo Natale, che poi tutte devono indovinare che è successo a Babbo Natale, e poi alla fine della serata Babbo Natale sarà qui con noi. Quindi, siccome qui dentro abbiamo capito che l'ambiente è meraviglioso, la cucina, che ve lo dico a fare, per gli amici da casa che volessero venirti a trovare, oppure per i prossimi cuochi chef che oltre a me verranno a studiare qui dentro, quali sono i recapiti da contattare? Allora, se uno vuole contattarci, uno può andare sul nostro sito www.casagregorio.it, e lì ci sono tutti i nostri recapiti telefonici e tutto. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Che mi sta portando all'interno della società alla conoscenza di questo posto meraviglioso, io la devo ringraziare, perché devo dire che il posto veramente veramente merita. Quindi complimenti Oscar per la mia guida. Allora, che altro mi sai dire della società? Beh, la società si può partire dalle origini, quando Roma era, come dire, era fatta, era composta da qualche pescatore intorno al Tevere. Esisteva una città che si chiamava Arpino, una città che era già comune, dove è nato Cicerone, Caio Mario e via discorrendo. E quindi possiamo dire con tutta semplicità che la ciociaria, anziché Roma, è un po' ciociaria, è un po' ciociara. Ciociaria ci sono... c'è la cucina innanzitutto, ci sono delle eccellenze, c'è il cesanese del Piglio, c'è un olio che è qualcosa di meraviglioso, ci sono posti incantevoli come Alatri con l'Acropoli o Anagni con la cattedrale, ci sono paesini ai più sconosciuti che sono delle vere e proprie perle. Parlando della cucina, perché io sono abbastanza golosa, quali sono proprio i piatti forti, i cavalli di battaglia della ciociaria?
E beh, anche qui c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono quella che è la cucina romana, ci sono le fettuccine alla shoshara. Com'è una fettuccina alla shoshara? Beh, le fettuccine alla shoshara sono quelle, per esempio, tagliate fine fine, che noi chiamiamo fini fini, e sono con il classico ragù, soprattutto di carne di pecora, perché qui diciamo c'è soprattutto allevamenti di pecora, ma ci sono anche allevamenti di bufala, ad esempio da Maseno c'è la famosissima mozzarella di bufala che portano anche a Napoli, quindi da Napoli viene una mozzarella che in realtà viene qui a Maseno. E poi c'è qui, c'è la casa di Gregory, che è un incanto e che vorrei che tu vedessi insieme a me, esplorassi e dicessi agli amici di Funny Moon appunto quanto è bella. Io infatti ti seguirò passo passo in questo viaggio, sono sicurissima che gli amici di Funny Moon vorranno tornare qui, perché no, con me e con te. Ok, allora dillo insieme a me, che questo è il titolo della mia trasmissione, ovunque tu sia, vieni in Ciociaria.